Eccoci a parlare oggi del rapporto che c'è tra la coscienza e lo stato di malattia. Vorrei puntualizzare che il mio non è un aspetto di tipo medicale, vorrei provare a cambiare la mappa del territorio, cioè a vedere il concetto di malattia da un altro punto di vista. Dal punto di vista, per esempio, del fisico quantistico. È un punto di vista sicuramente innovativo e interessante. Per la fisica quantistica, la malattia non è intesa come un raffreddore, un tumore, ma è intesa in un sistema più ampio, come un momento in cui il sistema fisico che stiamo usando, utilizzando e guardando, studiando, non è armonico, dove per armonia si deve capire che si intende un concetto di entropia, cioè l'armonia è quel sistema armonico, appunto, che ha una energia più bassa. In termini entropici di disordine universale si dice che ha una entropia alta. Che cosa unisce l'entropia all'energia? Secondo i nuovi modelli di fisica quantistica, e qui voglio citare Penrose, è la coscienza, perché l'entropia in realtà sembrerebbe misurare l'energia, ma in realtà non misura l'energia, ma misura qualcosa di molto simile all'energia, che è la consapevolezza di sé. Uno più consapevole di sé è, più è cosciente. La coscienza non si può misurare, ma la consapevolezza è un vettore fisico che si può misurare. La coscienza sarebbe l'entropia così com'è definita dal secondo principio della termodinamica, mentre la consapevolezza è il cosiddetto delta S, cioè la differenza di entropia che te hai all'inizio e alla fine di un certo percorso. Prendiamo, la malattia. Una persona comincia a vivere essendo, poniamo, sano, dopodiché magari si ammala, dopodiché ancora guarisce e torna sano. Qui c'è qualche cosa che non torna nel secondo principio di entropia. Perché? Perché il secondo principio dice che nell'universo l'entropia aumenta sempre, cioè vuol dire che l'energia dell'universo si abbassa, tutto si regolarizza spontaneamente. Allora, bisogna tenere presente che sono state fatte delle misure a livello di fisica quantistica sull'entropia, cioè sul disordine corrispondente alla malattia. E si è trovato qualcosa di molto interessante. Per esempio, le cellule malate risultano avere un contributo di entropia più basso delle cellule sane, cioè le cellule malate sono più disordinate delle cellule sane. Questa è una cosa molto strana, perché se il processo spontaneo nell'universo è l'aumento di entropia, il processo spontaneo non sarebbe per il fisico quello di ammalarsi, ma il processo spontaneo sarebbe ed è quello di guarirsi, cioè passare da uno stato di entropia più bassa ad uno stato di entropia più alta. Qui c'è qualcosa che non torna. Come mai invece noi ci ammaliamo? Quasi spontaneamente si potrebbe dire. E sono state fatte delle ricerche, è stata analizzata la malattia da un punto di vista entropico e come vi dicevo prima, ci sono tre momenti importanti. Prima sei sano, poi sei malato e poi torni sano. È errato pensare che l'entropia faccia uno sbalzo, prima sia di un certo valore, poi diminuisca e poi riaumenti, perché questo è il secondo principio della termodinamica, non lo permette. L'entropia aumenta sempre, ma allora come mai le cellule malate hanno un'entropia più bassa? I tre step, primo, secondo e terzo, li possiamo paragonare da un punto di vista entropico al disordine che uno ha nella testa. Facciamo un altro esempio, perché i tre step vanno bene per tutti. Per esempio, c'è un soggetto che non sa nulla di sé, non conosce nulla di sé, ha bassa coscienza, chiamiamolo scemo, che si fa prima. Poi
Poi lo scemo, in un secondo step, comincerà a farsi delle domande, comincerà a chiedersi delle cose e si farà, per esempio, una domanda e cercherà una risposta. Questo è il secondo step. Il terzo step è quando questo soggetto, che si sta facendo la domanda e sta cercando la risposta, trova una risposta. Il terzo step, quando il soggetto ha trovato una risposta, può sembrare che abbia l'entropia, cioè la misura della consapevolezza, identica al primo istante, quando il soggetto non si faceva nessuna domanda e nessuna risposta. Non è così. Perché? Perché l'entropia, i fisici dicono che è il meno logaritmo dei modi in cui tu puoi essere. Se te, per esempio, puoi stare seduto e alzato, l'entropia è il meno logaritmo di 2. Se puoi stare solamente seduto, l'entropia è il meno logaritmo di 1. Ecco, sostanzialmente così. Bene, allora prendiamo il nostro esempio. Quando uno non sa niente, non si fa domande, il suo stato entropico è praticamente, si può calcolare, meno infinito, cioè un numero bassissimo. Quando tu ti fai una domanda e stai aspettando una risposta, ecco che la domanda e la risposta sono i due stati entropici. Logaritmo di 2. E quando tu avrai una sola risposta, ecco che il logaritmo di 1 sarà 0. L'entropia va da meno infinito a 0. E nella malattia è lo stesso. Tu parti come al solito da essere sano, sano ma totalmente deficiente, totalmente inconsapevole. A un certo punto arriva la malattia e la malattia è un momento in cui tu devi comprendere qualcosa. Se devi comprendere qualcosa, la malattia è un momento e un'espressione, un istante in cui tu ti autoammali perché ti stai chiedendo qualcosa e stai cercando dentro di te una risposta al tuo problema che viene psicosomaticamente realizzato da una malattia, per esempio sul tuo corpo. Ma malattia non vuol dire solamente malattia sul corpo, vuol dire uno stato di disequilibrio, quindi un momento di defiance nella vita, una particolare difficoltà nel vivere, eccetera, eccetera. Ma per semplicità parliamo di malattia a livello medicale. In questo contesto tu ti stai producendo la malattia perché ti stai chiedendo perché c'è qualcosa di te che non hai capito e la malattia è un'occasione per poter comprendere qualcosa di te. Quando tu guarisci dalla malattia, ecco che hai compreso e quindi, ancora una volta, l'entropia aumenta. Sembrava diminuire a metà strada perché tu avevi delle cellule malate che avevano un'entropia più bassa, cioè un disordine più alto, ma in tutto il contesto della tua persona, in realtà, tu ti stavi chiedendo qualcosa, quindi la tua consapevolezza e la tua aumentava e la tua coscienza stava per rendersi manifesta. Ma cosa vuol dire questo da un punto di vista di fisica quantistica entropica? Vuol dire che chi è malato è inconsapevole e chi è sano è consapevole di sé. Il sano, la persona sana che è in equilibrio con la natura, con l'universo, con il tutto, no, non si ammala, non si ammalerà mai. Ma questo vuol dire anche un'altra cosa, che se tutto ciò fosse vero, e lo è, sembra, in termini quantistici, allora siamo noi stessi che procuriamo a noi stessi la malattia, cioè ci facciamo una domanda, ci chiediamo il perché delle cose, di cui la malattia rappresenta un momento fulminante, importante, un fulcro. Ma siamo anche noi stessi che quando abbiamo capito perché ci siamo ammalati, ecco che ci autoguariamo. Ah, l'autoguarigione è una cosa della New Age, non è vero niente. L'unico che ci può autoguarire è il Signore, si potrebbe dire così. Vai a Lourdes e ti ricrescono gli organi, perché questo è vero, e succede. Ma non solo succede a Lourdes. Noi, per esempio, negli ultimi 20 anni di lavoro che ho fatto, lavorando per esempio con l'ipnosi, l'ipnosi regressiva profonda, noi abbiamo assistito a fenomeni di guarigione spontanea, voluti dalla coscienza del soggetto che in ipnosi decideva di guarire. È una cosa incredibile, non facile da farsi, dove facile vuol dire comprendere qual è il meccanismo e soprattutto comprendere che tu ti sei ammalato per la tua volontà e quindi tu devi risolvere il tuo problema guarendoti. Ma
Non è solo la fisica quantistica a questo punto che dice queste cose. C'è, per esempio, la nuova medicina di Hammer. E anche se questo dottor Hammer chiaramente ha psicosomatizzato tutto, cioè la psiche e il soma, diceva Jung, sono le due scatole in cui il corpo umano, con cui il corpo umano è fatto. La psiche è la parte animica e il soma è il corpo. Jung diceva: l'anima ha un problema da risolvere e sfoga sul corpo per fartelo vedere, per farti vedere a livello di realtà virtuale lo tuo stato di disagio, quindi la tua entropia bassa, perché tu ti possa autoguarire comprendendo, e quindi tutte le malattie sul corpo sarebbero in realtà malattie dell'anima, secondo Jung. Questo sembra proprio vero. Prendete per esempio quello che succede con l'effetto placebo. Per la medicina normale, l'effetto placebo è solamente un effetto psicologico, di natura proprio prettamente psicosomatica, per cui tu ti convinci di guarire, non guarisci, ma stai meglio. In realtà, le ultime misure che sono state fatte anche con la tomografia a positroni mostrano che l'effetto placebo invece è qualcosa di molto più complesso. Cioè, se te prendi una persona e gli fai un'iniezione salina nella mascella che ti provocherà dolore, ma gli dici che ti è stato somministrato un antidolorifico, il dolore sparisce. La PET, cioè la tomografia a positroni, mostra come in quell'istante, mentre ti hanno detto che tu non devi avere dolore, la tua mente agisce sulla realtà virtuale, che è un ologramma esterno, modifica la tua realtà virtuale perché lui crede, il suo cervello crede, che tu non debba soffrire. Così come c'è un effetto nocebo. L'effetto nocebo, quella medicina non funzionerà mai, figuriamoci se guarirò, ed in effetti non guarisci. Sembrerebbe, ponendo al limite questo tipo di ragionamento, che non è la medicina che ti guarisce, ma è la tua coscienza e la tua consapevolezza che fanno in modo che tu comprenda del perché ti sei ammalato e quindi riesca in qualche modo a guarire. Ci sono degli studi pubblicati su alcuni giornali di fisica quantistica e di neurofisiologia che studiano i cosiddetti biofotoni. I biofotoni sono dei fotoni a bassa energia che vengono emessi volontariamente e con coscienza dal corpo umano. Questi biofotoni, se irradiano un tessuto malato, lo riportano allo stato di sanità. Gli studi sono stati fatti utilizzando degli esperimenti molto interessanti. Per esempio, si prende una persona, si mette in una stanza chiusa e poi lo si fotografa al buio con degli opportuni fotomoltiplicatori. Gli si chiede di immaginarsi nel suo cervello una forte fonte luminosa. Si noterà in quel contesto, lavoro di Persinger pubblicato su importanti giornali di medicina, che il lobo destro gli si illumina. Così come Karl Popp dimostra, come neurofisiologo, che soprattutto dalle mani, per esempio, e da alcune zone dei piedi e dal volto escono questi biofotoni che in qualche modo ci fanno pensare a quella che è la famosa imposizione delle mani quando il santone di turno tenta di guarirti, oppure quando tu hai mal di pancia, che ti metti una mano sullo stomaco e il dolore ti sparisce. Può sembrare un discorso molto newagiano, in realtà scopriamo che ci sono centinaia di lavori, sia di neurofisiologia moderna che di fisica quantistica, che dimostrano che questo effetto, l'effetto dei biofotoni, esiste. Biofotoni a bassa energia, quindi non raggi X, che sono assolutamente deleteri per il corpo umano. Con l'ipnosi, per esempio, noi siamo riusciti a convincere la parte più inconscia, più profonda del soggetto X che doveva guarire perché la sua malattia, da lui stesso, dal suo inconscio stesso, identificata come un certo tipo di problematica, era stato superato. Ebbene, il soggetto guarisce. Abbiamo avuto dei casi eclatanti. Mi ricordo una ragazza che è andata a trovare la sua zia che stava per morire di tumore perché l'avrebbero dovuto operare il giorno dopo all'ospedale. Lei gli fa la notte, la sua coscienza. La coscienza di questa ragazza incontra durante la notte, nel sogno, la donna che sta, la zia che stava per essere operata in qualche modo di tumore. Le due coscienze si parlano, questo è il racconto della ragazza. Il giorno dopo
la zia non ce l'ha più il tumore e non verrà più operata perché è guarita. Queste sono cose che, dette così, potrebbero creare chissà quali disturbi sociali, perché tutti vorrebbero tentare di allora, tutti i malati di questo mondo, di guarire in qualche modo scavalcando il processo faticosissimo di comprensione. La difficoltà nel guarire sembra proprio questa: comprendere, capire. Sembrerebbe che non ci sia altro dietro. Forse è troppo presto questo per essere compreso dalla società moderna? Non ci resta che attendere però con fiducia il futuro, perché sostanzialmente credo che noi si sappia fare i miracoli, però non si sa che li sappiamo fare. Grazie, alla prossima!